piacere di presentarvi. Giorgio Holban qui con noi, direttamente da Rovigo, è una persona splendida, eccezionale, che io ho avuto il piacere di conoscere meglio nella vacanza in Turchia, ed è qui perché lui è un bel 20%, ma vuole raccontarci quella che è la sua testimonianza di successo. Ecco, buonasera a tutti, sono Giorgio Holban, come dico sono di Rovigo, nativo però, abito a Rovigo ma sono modenese. È un anno che faccio questa attività, l'ho iniziata diciamo così per gioco, non pensando che potesse essere una cosa così grande, così enorme, ecco, diciamo. Il mio obiettivo è proprio quello, diciamo, di poter, dato che io sono in pensione, ho 72 anni, sono in pensione da 12 anni, non cercavo assolutamente niente. Ho una nipotina che ha 4 anni e mezzo, e praticamente il mio obiettivo è quello di poter lasciare una rendita vitalizia vita a lei, e quindi ecco perché mi sono spinto. Sono appena reduce dalla vacanza in Turchia, di cui praticamente ho conosciuto delle persone eccezionali, persone che conoscevo già, che venivano da altre attività, e mi è servito molto per poter aprire gli orizzonti, diciamo, non guardare soltanto nel piccolo, ma poter guardare in grande. Infatti mi è servito parecchio per poter contattare persone leader in questa attività, che dà veramente la possibilità di avere la propria libertà. Quindi non soltanto un arrotondamento di stipendio, ma praticamente di avere uno stile di vita dove uno non è costretto a dover guardare l'etichetta quando fa una spesa o una compra, eccetera, diciamo. Quindi sono veramente felice, a parte i posti che sono stati favolosi, albergo favoloso, siamo andati anche a vedere la ditta dove fanno le essenze, ed è una cosa veramente grandiosa, diciamo. Quindi da cercare di poter sapere che questa ditta ci dà la possibilità di poter avere le essenze e di poter avere il meglio del meglio, e questa è la cosa molto importante, oltre al profumo anche altre cose, ecco. Tutto qua, ecco, questo è... Adesso invito Salvo e Carmi, che anche lui è un 20%. Buonasera a tutti. Io sono Carmen. Io sono Salvo, si capisce? Carmen, io sono Salvo. Noi ci siamo iscritti in Essence perché eravamo in una situazione veramente, veramente particolare. Avevamo bisogno di guadagnare. È difficile trovare un altro lavoro, a parte quello che si fa, insomma, abitualmente, quello classico, no? E ci è arrivata come domanda dal cielo, ci è caduto così, e abbiamo preso il treno, la prima corsa, tanto non avevamo niente da perdere, avevamo solo da guadagnare, quindi... Sì, ci hanno dato un codice, mi hanno detto iscriviti con questo codice, questo è il tuo ID sponsor, e ci siamo iscritti senza sapere cosa fosse il network, perché non abbiamo mai fatto network, non sapevamo cosa sia il network, e quindi mi sono iscritto, e poi da lì è nato tutto, perché ho conosciuto il mio sponsor e il mio sponsor mi ha dato una mano a capire cosa fosse il network. Cioè, ci ha dato una mano, non mi ha dato una mano. Noi avevamo comprato da poco casa, quindi dovevamo pagare il mutuo, con i nostri stipendi non arrivavamo, anche perché lei è precaria. Io ogni tanto la mia azienda si permette il lusso di non pagarmi per 2-3 mesi, e quindi abbiamo deciso di approfittare di questa grande opportunità, e adesso siamo qui. Siamo stati al picnic, abbiamo visto un castello eccezionale, comprato dal nostro presidente Michael Kovacs, e 5 giorni che secondo me, e penso anche secondo lei, indimenticabili, trascorsi insieme a tantissimi amici, condivisione sia prima dell'evento sia dopo. Abbiamo visitato la sede di Brno,
e siamo sicuri che questo è il network giusto, non ce lo toglie nessuno dalla testa, andremo sempre più avanti e non appena scendiamo giù abbiamo un sacco di appuntamenti, dobbiamo parlare con tutti i nostri iscritti e quindi vogliamo andare avanti e portare più persone possibili del nostro team al prossimo evento. Il nostro team si chiama NIC, non so cosa, se sapete la strategia del NIC, M.I.C., che vuol dire muovi il culo. Che il nostro successo, che insomma avremo tanti altri gradini da salire, sicuramente li saliremo, è dovuto al fatto che ci siamo affidati a delle persone che giustamente hanno fatto network prima di noi e che ci hanno potuto guidare, quindi affidatevi a chi vi può aiutare veramente, perché altrimenti si è completamente allo sbando. Quindi Carmelo e Michelle, noi vi ringraziamo perché... Sono Sabrina Pizzo, vengo da Vasto, vicino Pescara. Sono un gold manager, sono in attività da 2 anni. Io ho preso il codice della Essence per caso, ho conosciuto una ragazza su internet, ha cominciato a parlarmi di questa possibilità, di questa opportunità. Io avevo necessità di guadagnare effettivamente, non riuscivo a trovare lavoro, era tanto tempo che lo cercavo e siccome era gratuito ho detto provo. Ho preso qualche prodotto ovviamente per provarlo e nel primo mese di attività ho raggiunto praticamente la prima qualifica, vedendomi veramente pochissime commissioni, 3 euro di commissioni, ma lì ho avuto una visione perché ho capito che quei 3 euro potevano diventare 30, 300, 3000 e anche molti di più, e quindi da lì ho iniziato a dedicarmi a queste attività facendo questo, parlando con tutte le persone che incontravo per strada. Mi ero trasferita a Vasto da poco, quindi non avevo conoscenze, quindi ho parlato con tutti, ovunque andavo, tabaccaio, macellaio, ovunque, così piano piano abbiamo iniziato diciamo, a fare questa attività seriamente e dopo un anno e qualche mese insomma, ho raggiunto questa qualifica Gold e veramente questa attività mi ha cambiato la vita, perché a parte che siamo sempre circondati da tanti amici ormai, no? Collaboratori che sono tutti amici, e poi perché ha permesso anche al mio compagno di licenziarsi dalla fabbrica, ovviamente dopo aver diciamo, lavorato, aver ottenuto un certo tipo di risultato, e quindi il consiglio che vi posso dare è questo, sicuramente vale la pena dedicarsi un pochino perché un conto è lavorare tutta una vita intera, magari 40 anni per poi arrivare a quella pensione che parliamoci chiaro, non è che sia sto grande vivere, magari dedicarsi 1 o 2 anni invece per avere una vita veramente libera e fare quello che vogliamo fare. Vi presento, il piacere di presentarmi, Carmelo Di Grande e Michelle Amon, che sono due grandi, lo sappiamo, manager platino in azienda. Io ho avuto il piacere di conoscerli l'anno scorso in Turchia e di continuare a frequentarli, quindi ve li presento. Buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, tutto ok? Ciao. Prima le donne. Yes. Allora, noi ci siamo iscritti in Essence 1 anno e 10 mesi fa, perché facevamo un altro network e a un certo punto sentivamo un po' bloccato nella crescita e abbiamo deciso di provare accanto un altro network e vedere la differenza. Abbiamo visto fin da subito che Essence si vola in tutti i sensi, di duplicazione, di velocità, di tante cose. Abbiamo iniziato ad agosto 2015 facendo il 6% il primo mese, abbiamo visto già a settembre che abbiamo fatto il 17%, il 28 a ottobre e poi il maggio a novembre, perciò abbiamo veramente in pochissimo tempo potuto capire che qui avevamo qualcosa nelle mani di diverso rispetto a tutte le altre network sul mercato. Lascio a Carmelo dire il perché. Ragazzi, Essence è un business, non è un lavoro, è una grande opportunità per la vita. Una cosa vi posso dire, le testimonianze di successo si vanno bene, ma la cosa importante è avere un perché. Se noi abbiamo un vero perché nella vita, quindi il nostro perché, vi ricordi, eravamo senza soldi, quindi il nostro perché era al 110%, abbiamo fatto tantissime azioni che con il nostro perché sempre in alto per ottenere il risultato.
perché se noi non abbiamo, non siamo al 100%, non abbiamo un perché. Il perché potrebbe essere: voglio una macchina nuova, voglio più soldi, voglio avere successo nella vita, voglio conoscere persone, voglio andare in vacanza. Se non abbiamo un perché, non riusciamo a ottenere nulla nella vita. Quindi io vi ringrazio, grazie per l'opportunità di avermi fatto parlare, ma ricordatevi di avere un grande perché, ok? Questo è il nostro perché, ma cosa abbiamo visto in essence? La cosa differenza rispetto ad altre aziende. Allora, abbiamo visto che è un business dove non paghi per entrare a farne parte, ok? Non c'è un prodotto chiave che è il profumo. Il profumo è qualcosa che ti emoziona. Il profumo è... Ti piacciono i profumi? Sì, certo. Sorriso, smile, occhi, ok? In questo caso anche verdi, va bene. E poi siamo fra i primi. Il network è un business meritocratico, ma essendo i primi, ragazzi, fa una grandissima differenza. Perché se noi usciamo e parliamo di Essence, nessuno conosce Essence. Quindi sono tre, abbiamo tre mitra, possiamo sparare e conquistare il mondo, ok? Esatto. Il segreto del successo, secondo noi, qual è? L'azione. Non perdiamo tempo di pensare, facciamo solo l'azione. Giorno dopo giorno, sempre avanti. La strada è quello, che si va veloce o che si va lento, è quello. Perciò basta che andiamo avanti. L'azione porta sempre un risultato. Perché se io sono per strada e sto guidando e vedo un albero che è caduto perché c'è stato tanto vento, io posso pensare: mamma mia che tragedia, mamma mia io ora torno indietro, mamma mia. Oppure posso chiamare il carattere e si fa lo spostare, ok? Quindi dipende dalla velocità in cui tu vai praticamente all'ostacolo e lo superi, che attiverà il tuo successo. Quindi dobbiamo attivarci alla soluzione, ok? Girare l'albero, chiamare quel carattere che lo toglie, non pensare al problema ma a trovare la soluzione. Sori, manager executive di Essence, numero uno in Italia, che si vuole dare qualche segreto di dirci. Grande persona, grande personaggio, grande persona. Grazie, allora io vi voglio raccontare un qualcosa di diverso, perché è stata una mia esperienza personale. Io sono un libero professionista dal 1998, non credo assolutamente in quello che è purtroppo una funzione dello Stato che si chiama IMSS, e quindi ho pensato subito che una soluzione dovevo trovarla in maniera molto veloce, e quindi qual è stato il mio pensiero? Inizio delle attività imprenditoriali per realizzare quello che può essere la mia libertà finanziaria, ma in tutto quello che facevo aveva un termine, per cui tutto quello che in qualche maniera sviluppavo era finito nel momento in cui c'era la vendita di questo prodotto, non c'era una continuità. Mi è stato proposto, per cui ho iniziato a fare delle attività, ma poi ero riuscito a ottenere grandi risultati in questa attività, ma ho bisogno di qualcosa di nuovo, perché mi sentivo arrivato in quello che facevo, e ho deciso di dedicare quasi 3 anni alla formazione mia personale, seguendo diversi tipi di percorsi di formazione. All'interno di questi tipi di formazione ho conosciuto l'organizzatore di tutti questi progetti, e lui mi ha detto che tutto quello che è il processo di questa formazione alla quale io mi ero rivolto aveva una maturazione di 3 anni, quindi tutto quello che doveva accadere era di 3 anni. Questi 3 anni per me erano entrati in circolo e mi circolavano dentro, quindi sentivo che qualcosa doveva succedere in 3 anni. Quindi quando ho iniziato a fare l'attività di Essence, che è stato per me un risveglio, perché mi ero iscritto all'inizio ma non avevo capito molto bene, ma poi quando ho cominciato a ingranare ho deciso di farla. Nel senso che prima non avevo capito assolutamente niente, ma poi quando ho preso la decisione sono andato al 100%, perché avevo bisogno di risolvere la mia situazione finanziaria, che era comunque buona, ma avevo bisogno di creare dei determinati equilibri diversi, come quello della libertà finanziaria. Quindi ho detto: inizio l'attività di Essence da subito e mi metto in gioco. Cosa otterrò non lo so, non conoscevo il network, non conoscevo la vendita, non conoscevo il profumo, per cui i 3 temi principali di questa attività. E quindi cosa ho fatto? Per 3 mesi full time all'interno di questa attività, in 3 mesi e mezzo sono passato a essere manager oro, che è la prima qualifica importante di questa attività. Cosa ho fatto poi? Mi sono posto subito un altro obiettivo, ho detto: da quando ho iniziato assolutamente voglio raggiungere la qualifica massima dell'azienda in 3 anni, perché c'erano questi 3 anni che mi erano rimasti dalla formazione che avevo ottenuto. Quindi in 2 anni e 3 mesi ho ottenuto la qualifica di manager executive. Ma qual è il successo che ho raggiunto? Ho raggiunto la possibilità di avere vicino a me non le 5 persone che fanno la media di quello che voi siete,
ma ho raggiunto un successo ancora più importante, e che è quello di avere a fianco a me un'infinità di persone che diventano. Che sinceramente non conoscevo, e questo è un successo che io vi auguro a tutti, per cui grazie a voi, grazie perché siete delle persone splendide, soprattutto prendete i consigli di tutte le persone che iscrivete, perché tutte le persone che iscrivete faranno parte dei vostri gruppi, sono le persone che vi possono regalare queste emozioni, vi possono regalare quello che è la possibilità assieme a loro di conquistarvi quelli che sono i vostri obiettivi. Grazie.